Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maglietta che io ho deciso di chiamare maglia perla. Per quanto riguarda il filato, ho usato il filato Casbah, questa volta utilizzando il colore grigio perla, e ho lavorato con l'uncinetto il numero 4. Per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, però come potete vedere mi va larga, io ho utilizzato 350 grammi di questo filato e lavorando, come vi ho detto, sempre con l'uncinetto il numero 4. In descrizione vi lascerò il link al sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori disponibili. Vi dico già che sono tornati disponibili il colore del Tiffany, il colore del nero, il colore del bianco, il grigio perla, quindi potete sbizzarrirvi a fare questa maglia come preferite. In realtà potreste usare anche due colori, magari facendo la parte sopra di un colore e la parte sotto di un altro colore. Per una taglia M vi consiglio 450 grammi, per una taglia L vi consiglio 550 grammi. Se la volete fare naturalmente lunga come la mia, o un po' più lunga, se volete fare maniche più lunghe, in quel caso vi dico già di aumentare di almeno di 50 o 100 grammi. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, sono tornata a lavorare a una delle tecniche che più mi piacciono, ossia fare prima i rettangoli che servono per creare le maniche sia avanti che indietro, quindi due rettangoli, e per creare i rettangoli ho utilizzato un motivo un po' più forato e particolare, mentre per la parte sotto, una volta realizzato questo, per la parte sotto ho ripetuto sempre lo stesso giro, che comunque mi avvicino, così lo vedete bene, richiama il punto di sopra, e ho lavorato così fino alla fine. Una volta fatto ciò, si sono andata a cucire le maniche cucendo le parti sotto e qui in avanti e qui in alto, ma in alto ho lasciato aperto qui sulle braccia, quindi ho cucito solo qui alla fine delle maniche e qui sull'altezza delle spalle, stessa cosa da quest'altro lato. Ho poi rifinito tutto con un giro di maglie alte alternate a catenella, in modo tale da richiamare il giro qui, quindi sono andata a rifinire le maniche con lo stesso giro e anche la parte di sotto. Come potete vedere, io in questo momento me la sono messa sul davanti un po' all'interno, un po' perché l'ho fatta, come vi ho detto, larga, quindi mi piaceva dargli questo effetto di moda, come si porta adesso, che le magliette un po' più lunghe si tendono a mettere qua e lasciarle invece dietro sciolte, libere, come si suol dire. Detto ciò, spero che anche questa maglia molto semplice vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato Casbah in questo colore grigio perla. Allora, lavorerò con l'uncinetto il numero 4 e vi dico già che questa maglia viene realizzata realizzando due rettangoli che ci servono per poter realizzare le maniche e la parte alta della manica. Nei rettangoli io andrò a montare per ogni rettangolo 147 catenelle. I rettangoli devono fare le vostre maniche, quindi a seconda di quanto volete fare lunghe le vostre maniche dovete mettere tot catenelle in più rispetto a me. Le mie maniche misurano in totale circa 95 centimetri, però se voi volete fare le maniche più lunghe naturalmente dovete andare a mettere molte più catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 2, a cui va aggiunta alla fine una catenella in più. Infatti io nelle mie maniche, come vi ho detto, monterò 147 catenelle, quindi 146 che è un multiplo di 2, a cui va aggiunta una catenella, appunto per avere la lunghezza di desiderata. Mentre in questo campione io ho montato 13 catenelle proprio per farvi vedere come andare a lavorare il nostro punto, e andiamo a fare subito. Quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle 13 catenelle di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nell'altra e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Questo è quello che dovremo ripetere per tutto il nostro primo giro, quindi catenella di separazione, si salta una maglia alta, scusate, devo prendere il filo. Scusate, si salta una catenella di base, si entra in successiva e si fa una maglia alta. Catenella di separazione, ancora si salta una catenella, si entra in successiva e si fa una maglia alta.
catenella di separazione e si va a concludere in questa maniera. Si salta una catenella, si entra successiva e si fa una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi vedete, nel primo giro io ho iniziato con due maglie alte, ho fatto tutto il giro con una catenella e una maglia alta e ho terminato il giro con due maglie alte. Quindi giro la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nel primo archetto di una catenella, quindi salto la maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte. Una e rientro 2. E continuo così per tutto il secondo giro, quindi vado nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte. Una, 2. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte. Una, 2. Archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte, 1, 2. Vado nell'ultimo archetto e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Questo è quello che devo fare per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro entrando nella terza catenella, saltando l'ultima maglia alta, entrando nella seconda, quindi nella terza catenella e andando a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il terzo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro tra le due maglie alte fatte nel primo archetto, vedete qui ho le due maglie alte, entro tra le prime due e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nelle due maglie alte dell'archetto successivo, quindi queste, entro tra le due e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e 2. E devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Quindi prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte successive, entro tra le due maglie alte, quindi le due maglie alte inerenti a quelle che abbiamo fatto nell'archetto, e vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Ancora vado tra le due maglie alte successive, e tra le due maglie alte intendo sempre quelle fatte nell'archetto, e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Quindi ancora vado nelle due maglie alte successive, sempre quelle fatte nell'archetto, entro tra le due e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Termino il mio terzo giro andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato anche così il terzo giro. Il quarto giro è uguale al terzo, quindi andiamo a fare 3 catenelle. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte, quelle fatte tra le due maglie alte del giro precedente, quindi qui, e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Volendo invece di guardare sempre le righe sotto per vedere di star facendo bene, potete contare anche in questa maniera: saltate 2 maglie, 1 e 2, entrate quindi tra la seconda e la terza e andate a fare le 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Questo serve per se volete contare in questa maniera. Quindi saltiamo 2 maglie, 1 e 2, entriamo tra la seconda e la terza e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Così magari vi riesce più facile capire che dovete fare sempre queste 2 maglie alte tra le 2 maglie alte del giro precedente. Quindi saltiamo 2 maglie, entriamo tra la seconda e la terza e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte. 1, 2. Di nuovo saltiamo 2 maglie, entriamo tra la seconda e la terza e andiamo a fare 2 maglie alte. 1 e 2. E terminiamo il quarto giro andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella. Quindi questo
è il motivo che andremo a ripetere per tutta la nostra altezza, perché vi ricordo che noi stiamo realizzando due rettangoli di cui io ho montato 147 catenelle per avere circa 95 centimetri di lunghezza, e adesso dobbiamo sviluppare il nostro rettangolo in altezza per poter creare le maniche, quindi lo scalfo e la parte centrale della manica. Io vi faccio rivedere un attimo adesso come andare a fare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo a realizzare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo, andiamo tra la prima e la seconda maglia alta e realizziamo una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo 2 maglie alte e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, termineremo il giro. Scusatemi. Saltando 2 maglie alte, andando tra prima dell'ultima, e andiamo a fare una maglia alta. Entriamo nella terza catenella e andiamo a rialzare una maglia alta. Quindi abbiamo ricominciato a fare il nostro motivo. Io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e se mai quando mi sono fermata a metà di un motivo per poter arrivare a poi a mettere il marcatore, vi farò vedere come posizionare i marcatori. Ricordate che i rettangoli da fare sono due, uno per il davanti e uno per il dietro, devono essere uguali. Dunque, ho terminato di lavorare i due rettangoli che vi ricordo mi servono per creare le mie maniche e la parte centrale della maglia alta, quindi diciamo le spalle. Ho lavorato il motivo per 3 volte, quindi primo motivo, secondo motivo e terzo motivo, e poi sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io sono andata a contarmi i miei quadretti qui e ho diviso in questa maniera: ne ho messi 21 per la manica, quindi al 21esimo ho messo il mio marcatore sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi ho contato i miei quadretti e ho messo il mio marcatore, e poi al centro ne ho lasciati liberi 27, naturalmente sia avanti che dietro. Quindi mi raccomando, anche se voi dovete fare più giri, invece di andare a contare i quadretti, se voi vi trovate che dovete aumentare di 2 giri invece che fare come me, fermarmi all'ultimo del nostro, ho sbagliato. Dunque, io ho terminato i miei due rettangoli che mi servivano per creare le maniche e la parte centrale alta della maglia. Ho ripetuto il motivo per 3 volte, 1, 2, 3, e poi sono andata a ripetere il primo giro del quarto motivo, e per me come altezza ci siamo, perché sono circa 14 centimetri. A questo punto io sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contarmi i miei quadratini e li ho divisi in questa maniera: 21 per la manica, quindi dall'esterno sono andata a contare i miei quadratini, ne ho messi 21 e al 21esimo ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte, ho contato 21 e al 21esimo sia avanti che dietro sono andata a mettere il mio marcatore, lasciando liberi al centro 27 quadrati sia avanti che dietro. 27 quadrati corrispondono, ve lo faccio vedere subito, a 40 centimetri. Voi sapete che io di circonferenza, cioè solitamente faccio 80 centimetri, quindi va benissimo avere i miei 40, in realtà sono quasi 41 centimetri liberi. Quindi mi raccomando, per tagli più grandi mettete meno quadratini alle maniche e più al centro. Io direi che se avete messo le stesse catenelle mie, al centro invece di 27, per una taglia M lasciate circa sui 30 quadratini, però mi ricordate sempre che qui alle maniche dovete lasciare lo stesso numero di quadratini sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi non lo so, potete mettere 18 quadratini, quindi al 18esimo mettere il vostro marcatore, stessa cosa a quest'altra parte. Un'altra cosa però, per chi deve lavorare di più, quindi non deve fare un altro motivo intero ma soltanto due giri, quindi finite non con la maglia alta e la catenella ma finite con i ventagli, in questo caso andatevi a contare i ventagli per poter dividere. È la stessa cosa, non cambia niente, quindi non vi spaventate se voi avete i ventagli e non i quadratini, contate i ventagli e andate a dividere. L'importante è che al centro voi mettiate i centimetri che vi servono, e ricordate che anche nel caso dei ventagli di lasciare lo stesso numero di ventagli per una manica da quest'altra uguale a quest'altro lato. Detto ciò, adesso noi continueremo il nostro
vostro motivo e vi faccio vedere appunto come continuarlo sotto. Io adesso naturalmente lavorerò soltanto i motivi con il ventaglio, quindi non ripeterò più il mio motivo, ma lavorerò solo giri di ventaglio in modo tale da avere la lavorazione bella, bella chiusa per quanto riguarda il seno. Sotto al seno poi deciderò se riprendere la lavorazione uguale in alto o se invece lavorare sempre solo con i giri di ventagli fin diciamo alla pancia e poi invece in vita ai fianchi, quindi alla fine della maglia, ripetere il motivo di sopra. Questo deciderò un po' durante la lavorazione, ma naturalmente vi farò sapere se ho ripreso, dopo quanti giri ho ripreso, in modo che potrete poi farlo uguale a me, però la cosa è che potete gestire come meglio credete. Quindi adesso io mi riaggancio in modo con i fili per farvi vedere poi come andare a lavorare qui sotto, e poi una volta fatto la maglietta naturalmente vi dirò anche quanto sono andata a cucire sopra, come sono andata a cucire sopra, perché in realtà mi piacerebbe lasciare lo spacco qui in alto per avere la manica ancora più voluminosa, e poi si andrà a cucire qui in basso. Sto per agganciarmi con il filo e io vi farò vedere subito dove vado ad agganciarmi, come fare per passare da una parte all'altra. Quindi vedete, qui ho il mio marcatore, questa è la parte dietro e io mi vado ad agganciare con il mio filo dove ho il archetto prima di quello dove ho messo il mio marcatore, e vado in questa maniera, vado a fare il mio ventaglio, quindi mi aggancio facendo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, e qui vado a fare una maglia alta nell'archetto dove ho il mio marcatore sul dietro, una maglia alta nell'archetto sul davanti dove ho il marcatore, facendo sempre quindi così il mio ventaglio con 2 maglie alte. Questo mi servirà qui per avere maggior apertura per quando poi andrò a cucire qui. E adesso quindi mi ritrovo dalla parte opposta e vado a lavorare normalmente, quindi vado nell'archetto successivo e vado a fare le mie 2 maglie alte che sono il mio ventaglietto. Vado quindi nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte. Continuo a lavorare così quindi fino ad arrivare al prossimo marcatore, e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte avanti di nuovo alla parte dietro. Quindi continuo così e vi faccio vedere quando arriviamo al prossimo marcatore. Io questo marcatore nel frattempo lo posso già togliere e vado quindi a lavorare. Sono arrivata al secondo marcatore, quindi ho fatto le ultime 2 maglie alte, vi faccio vedere di nuovo come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto dove ho il mio marcatore, vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto dove ho dove ho il marcatore e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi posso togliere il mio marcatore, e procedere con la lavorazione, quindi andare nell'archetto successivo e di nuovo fare le mie 2 maglie alte, 1 e 2, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. E continuerò a lavorare così per terminare il giro. Vi farò vedere come si termina il giro e vi farò rivedere come continuare. Vi ricordo che io adesso continuerò sempre a lavorare questo giro, quindi non seguirò più il motivo della parte superiore, ma lavorerò sempre questo giro per avere la lavorazione più coprente sulla parte del seno. Poi vi dirò dove avrò ricominciato a lavorare il motivo. Non so se lo lavorerò qualche motivo anche quando sono uno o due motivi quando sono all'altezza della vita, o se invece continuerò a lavorare con un punto chiuso fino diciamo all'altezza dei fianchi e fare soltanto di nuovo il motivo nella parte finale. Però vi farò sapere in questo caso quanto comunque ho lavorato, quanti giri ho fatto, quanti centimetri corrispondono, in modo per farvi capire, darvi un'idea più precisa. Quindi continuo così, una volta che sto per terminare il giro vi faccio vedere come terminare e come riniziare. Allora, sto per terminare il giro, vado nell'ultimo ventaglietto a fare le mie 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Arrivo, vado dove ho la terza catenella, che qui arriva la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassissima. E adesso vado a lavorare in questa maniera, vado tra le 2 maglie alte, vado a fare una maglia bassissima e lavoro 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta,
rientro dentro un'altra maglia alta. Qui è dove ho le mie due maglie alte che ho fatto per unire la parte dietro dalla parte avanti, quindi vado tra le due maglie alte di modo da fare due maglie alte, una e due. Vado nelle due maglie alte successive, entro tra le due maglie alte e di nuovo vado a fare due maglie alte. Quindi questo è il giro che andrò sempre a ripetere. Vado all'interno tra le due maglie alte e vado a fare due maglie alte in questa maniera. E procederemo. Vi ricordo che io lavorerò con questo giro fino ad arrivare al sotto al seno. Allora, io sono andata a ripetere il giro per 43 volte e l'ultimo ho ripetuto il giro, quello con la maglia alta e la catenella, perché volevo fare in modo che l'ultimo giro richiamasse il giro qui in alto. Quindi non ho rifatto il motivo, ma sono andata a fare sempre lo stesso giro per 43 volte e l'ultimo giro ho fatto quello di maglia alta separata da una catenella per poter richiamare il giro qui in alto. Una volta fatto ciò, sono andata a cucire le spalle in questa maniera. Sotto ho cucito per tutta la lunghezza, quindi dall'esterno verso l'interno ho cucito per tutta la lunghezza, mentre qui in alto sono andata a cucire in questa maniera. Ho cucito per tre dei miei quadrati, quindi vedete dall'esterno, metto così si vede bene, dall'esterno verso l'interno ho cucito per tre quadrati, ho lasciato 17 poi quadrati liberi sia avanti che dietro e sono andata a cucire per altri 4 quadrati qui sulla spalla e naturalmente ho fatto la stessa cosa anche qui in alto e in quest'altra manica, quindi cucendo tutto in fondo, mentre sopra ho cucito per i primi 3 quadrati, ho lasciato 17 quadrati liberi e sono andata a cucire per altri 4 quadrati, in modo tale da cucire sopra le spalle, lasciare la manica qui libera e cucire qui in fondo. Adesso non devo fare altro che fare un piccolo bordino qui alla manica, in modo tale da rendere omogenee le due maniche qui alla fine. Quindi farò questo piccolo bordino sia da questa parte che quest'altra parte. Come bordino al polso, diciamo polso, ma in realtà è a fine manica, ho fatto semplicemente un giro di maglia alta separata da una catenella, in modo tale di avere anche questa parte uguale alla parte sotto e alla parte sopra della maglia. Quindi possiamo dire che la mia maglia è terminata.